Come potete vedere, questo è il canale, si chiama Cringe Reazione. Se volete postare siete in tempissimo. Avete però uno slow mood di 15 minuti, quindi non potete spammare. Ora, il fatto è questo. Io sono suscettibile oggi, ma vi darò dei voti in base al cringe che mi porterete. Va bene? Tonnellata di casa Surace, signore, sì, assolutamente. Quindi valuterò il cringe che mi avete proposto. Da uno per niente cringe, a 10 sto morendo. Ma probabilmente lo vedrete se sto morendo. Probabilmente lo vedrete. Oggi approfitto di avere qualche emozione in più per questo. Ora, tutte le battute relative al fatto che... Ma io già sto vedendo il cringe riferendosi a me. Signori, siete proprio molto simpatici e dovrebbero darvi il premio Nobel per la comicità. Grazie. Soprattutto, probabilmente qualcuno avrà inviato un mio video. Ne sono assolutamente certo. Ora, signore e signori, cominciamo con la... Questo sinceramente sono così abituato a vedere gli sticker di WhatsApp che questo per me è un 1, effettivamente. Oh, abbiamo il mio professore di tecnica che mi propone un meme di Legolize. Bene, il sole tornerà a splendere come non ha mai piove. Qui già saliamo sul 3-4. 3-4, non siamo ancora così, però io già sto vedendo il cringe, la live di Poldo aperta in un'altra scheda. Ma Poldo com'è? Non è in live? Non è possibile. Sta suonando. Ok, abbiamo dei piedi, va bene. Per me siamo sempre sul 2-3. Potremmo fare di peggio. Meme di Clash Royale. È Clash Royale questo? Questo è Clash Royale? Domanda per sedia. Ti piacciono i cancelli? Sì. Perché tengono fuori persone come voi. No, non scherzo. Ader, buonasera. Buonasera, Ader. Buonasera a tutti quelli che stanno entrando. Peppe Fetish, ovviamente. Anna, Lane. Clash Royale. Questo, no. Decisamente no. Sono curioso. Questo l'ha inviato Moro, quindi... Questa è 6. Questa è almeno 6. Almeno 6. Fa male. Fa male. Fa male. Fa abbastanza male. È almeno 6. Quello di prima aprilo, fidati. L'ho visto anche prima della live. Sì, ma non ho i mezzi per farlo vedere, perché adesso sto collegato solo su un Discord. Quindi salta, mi dispiace. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Hola, potato chips. Potato! 10! 10! Cola! Potato chips! Oh! Ah! Wow! Ah, Dio! Muoio. Oh Dio. Ai 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 ai. Sheesh. 10 di più. Fuck. Cribbio. Oh. Ah Dio. Ah, va bene, mamma mia. Oh. Questo era painful proprio. Era doloroso fisicamente. Più di 10 sicuramente. Più di 10. Fuck. Holy shit. Mi fa male ancora. Avanza.
Vabbè. 7 circa. 7. Fucking hell. Vabbè. 1. Cute, abbastanza. God damn. Questo, guarda, rispetto a quello di prima è 2. È 2. 2. 2. Allora, amo i capibara, stiamo facendo una try not to cringe challenge, dove io valuto le cose che mi avete mandato e più cringio, più fanno male, più vi do un voto alto. Ha senso? Può essere. Questo comunque è un 2. Questo... Moro, ma grazie mille per il Prime 6 mesi. Holy shit. Organo genitale maschile. Grazie, bro, per il Prime. Piedini. Ok, questo già siamo un pochino più di quello di prima. Secondo me già siamo sul 3. Questo sul 3, 4, 3 e mezzo, 4. 3 e mezzo, 4. Cioè, il fatto è che adesso c'è quello lì che ha toccato il 10, che mi ha distrutto fisicamente. E... mi dispiace, ma non clicco i link se non si possono vedere da Discord. Era molto... Guarda, questo in realtà potrebbe essere molto... Vabbè. Le bull. What the fuck is this? Che cos'è questo, le bull? Che roba è questo? Mi sto tagliando le arterie e sto pensando ancora a quel 10 più, guarda. God fuck... Oh no, Johnny Ridlin. Oh... Fate un bel respiro. Fate un bel respiro. Ok, mi aspettavo di peggio. Sono riuscito a tenerla abbastanza bene. L'ho tenuta abbastanza bene, secondo me era... 8. 8. Diciamo 8. Va bene? 8. God fucking damn it. Non li posso vedere i video di Vabbè. Ok, ho capito. Fatemi aprire. Opera. Dio santo. Vi avevo detto. No. Video che posso vedere. E invece voi siete molto cattivi. Allora. Oh, qua. Vai. Sì, che poi me li apre pure qua, santo Dio. Vabbè, provo a vederne... Ma non mi va di vederle... No, non mi va. Basta. Ho deciso io. Niente TikTok. Basta così. Andiamo avanti. TikTok, ok. Bro. Oi, ti ho strusciato la Porsche appena comprata. Tu stai bene? Vuoi che vengo a prenderti? Sto bene, non serve. Solo che mi dispiace. La porterò a verniciare. 2.900 euro e torna nuovo. Sì, ma sono tanti soldi. Amico, non ti preoccupare. In 2 giorni questi soldi si rigenerano. Anzi, approfittiamo della situazione per dargli la sfumatura triplo strato come piace a me. Quindi? Ehi, bro, ti ho graffiato la Fiat Tipo appena comprata. Ma porca puttana, come puoi farmi questo? Morirò per colpa tua. Mi dispiace tanto. Ecco. I soldi si rigenerano. Ma lo sai quanto mi costerà verniciarla? I soldi si rigenerano. Almeno 1.200 euro. Contribuirò alle spese. Ma ti rendi conto della gravità della cosa? Un mese di duro lavoro. No, non ci siamo. Vendo. Se qualcuno vuole comprare, a 22 anni, capelli castani e occhi marroni. Cosa? Non capisco. No! Non... Anzi, approfittiamo della situazione per dare... Bro, oi, a comprare non serve. Mi dispiace. 900 euro e torna nuovo. Sì, ma sono tanti i soldi. Amico, non ti preoccupare. In 2 giorni questi soldi si rigenerano. In 2 giorni questi soldi si rigenerano. Che sei, Namecciano, che i soldi si rigenerano? Cosa?
Come funziona? Come funziona? Come si come respawnano i soldi? Datemi i trucchi, per favore. Io non ha senso. Posso avere la ricetta? Il bro ha il dupe glitch. Control B. Anzi, approfittiamo della situazione per dargli la sfumatura triplo strato come piace a me. Ehi, hey bro, ti ho graffiato la Fiat Tipo appena comprata. Ma porca puttana, come puoi... Oh, a dire le parolacce. Farmi questo. Morirò per colpa tua. Morirò per... Ci piace tanto. Ecco, mi si rialza la pressione. Ma lo sai quanto mi costerà verniciarla? Almeno 1200 euro. Contribuirò alle spese. Ma ti rendi conto della gravità della cosa? Un mese di duro lavoro. No, non ci siamo. Vendo. Se qualcuno vuole comprare, a 22 anni, capelli... Tixio esistente che respira. Grazie mille per il Prime, bro. Un bacione. 2 mesi. Godo come un riccio nato da poche ore. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Ok. No. Il meme dell'Ohio. Hey. What are you just doing? No. Don't touch that. That plays the Ohio background music 24/7. If the music stops, the consequences could be irreversible. What did you do? We're done for. Huh. I guess that wasn't that bad. Oh, let me in your world. Well, now the Ohio music's gone for 69 years. I'll see you later. Perché? Allora, mi ha decisamente sorpreso la parte dell'Among Us e mi ha fatto ridere. Però sì, molto cringe in generale. In generale. Voto? No, il senso non ce l'ha. Già che ha detto Ohio, Capibara, Among Us... Ohio di nuovo? No. No. Credo che questo significhi bombarderò il tuo... No, sto scherzando. Questo l'ho visto. Questo credo di averlo visto. No. Jerry, dovevi essere uno di noi! Dovevi essere uno di noi, e invece... Pippatore di cocaina seriale che non sei altro! Jerry Scotti ha aperto un profilo TikTok ed è una delle cose è proprio terribile. Non so chi è stato che gli ha detto che devi aprire il profilo TikTok. Ti prego, perché? Perché... Vieni dallo zio Jerry. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Un altro Johnny Ridlin. Madonna. No, fuck off. Basta. Questo era 9. 8 e mezzo. 8 e mezzo. Fuck! Sheesh! No! Non dovevate farmelo. Non dovevate. No, non dovevate. No, no. No, non dovevate. Non dovevate. Er Pippo Baudo, buonasera. Non dovevate. No, no. No, 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 no. No, non dovevate. Ragazzi, è 2D. No, 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 no. No, io ho paura. No, no. Vi prego.
Grazie a Dio. No, sono contento così, sinceramente. Mi ha fatto quasi piacere questa cosa. Sono proprio contento. Grazie, grazie Buddha di non avermi... di non avermi cursato con le anime girl. Grazie mille. Allora. Ok, va bene. Poteva andare molto peggio, sinceramente. A me questo adesso... per me questo è un 1. Cioè, siamo sull'1 o 2. Ai limiti del buongiorno. Allora, questa cosa dei gacha life, io vorrei capirla, perché sinceramente io non ho mai incontrato uno, grazie a Dio, perché forse non ho 7 anni su TikTok. Ora. Guardiamo. Dime, buonasera. Scusami, ero perso nel... la trama. Ciao Dime, benvenuto in chat. Spero che oggi tu non abbia lavorato fino alle 21. Mamma mia. Vabbè, innanzitutto 8. Ciao plebeo. Riassunto. Credo che lei abbia preso questo strawberry milk, che in realtà non era strawberry milk, ma era una pozione magica per trasformare quello in qualcosa. Fa schifo assai. Capito? TikTok cringe. No, fa schifo. Questo l'ho già visto, ma non fa cringere. Vabbè, Andrew of the Alps, quanto tempo? Ciao bello, benvenuto in live. Oh no. Dime, grazie. Pido! Dime, grazie per i 100. Non ero io. Giuro. Sarà tosta questa, eh. Scusa per il casino. Non sono ancora sicuro se tutto questo sia reale o solo un sogno. Non ti ho colpito, vero? So solo una cosa. No! Oh, One Piece! Oh, One Piece, Frog! Esisto veramente! Oh no, non scendere troppo! Gli si vede un tantino di... mamma mia! God damn! Questo è approved addirittura, cioè non è nemmeno... esiste veramente! Esiste!
TikTok. Esame di logica. Nome Anna. Data oggi. Non ero io, dime. Grazie per i 100. Non ero io. Non ero io, giuro. Siete su Discord, come faccio a mandarti il video? Perché dice, evento in corso, non fa inviare nulla. Devi andare nel canale Cringe Reazione. Lì puoi mettere tutti i link che vuoi. The Frost, grazie mille bro per il Prime. Bon coca anche a te. Bon coca. Bon coca. E fin qua, logico. In che battaglia morì Napoleone? Nell'ultima. Dove fu firmata la dichiarazione di indipendenza? In fondo alla pagina. Il fiume Tamigi, in quale stato si trova? Liquido. Qual è la prima causa di divorzio? Il matrimonio. Cos'è che non puoi mangiare a colazione? Il pranzo alla cena. A cosa assomiglia metà mela? All'altra metà. Comunque, è tutto logico qui. Date una medaglia ad Anna. Ma il commento. Poi la professoressa ha chiamato i genitori dicendo: siete a conoscenza di come va vostra figlia a scuola? E loro rispondono: ma certo, il autobus. Di me? No. Stai calmo. Grazie. Grazie per i 100. Such comedy. Ah, fucking unfunny. Questo era 7, ma è proprio quel cringe di pietà, quasi. Capito? Non mi fa nemmeno effetto, è solo pietoso. Solo un altro Johnny Ridlin, dai, vi prego. Vabbè, questo era molto meno, molto più normale. Vabbè, normale. Va bene. Mia moglie mi ha appena comprato un Funko Pop perché mi sono vaccinato. Cringe, bro. I Funko Pop sono cringe, sappiatelo. Un altro Johnny Ridlin, Madonna santa. Oh mio Dio. Infatti questo è l'ultimo che vedo. Questo non è manco cringe, è solo ridicolo. Questo meme quindi non è cringe. Basta Johnny Ridlin. Dai, ma perché mi inviate i video di TikTok? Perfetto. Nel tentativo di denunciare il cringe, è cringe. Nel tentativo di denunciarlo, capito? Quindi esagerando il cringe, è cringe. Sono d'accordo con te, Dime. Grazie per i 100. Femmine vietate. Gandalf, madonna, ma quanto tempo. Ma buonasera a tutti, per sto cringe ci vuole un po' di rap futuristico. God damn it. Grazie bro, grazie per l'abbonamento. Fuck. Sheesh. Allora Have you lost your mind? Yes, I lost my mind.
Insomma, vabbè, andiamo avanti. Va bene. Questa è proprio la Red Bull Lore, palesemente. No. Vabbè, le Bull Lore, corretto. Gacha! Bene. Cringe be like. Guys, if you had me. Nice moves. My Pekko baby will get you. L'ultima parte. L'ultima parte. Ah, fuck! Mi ha preso più la seconda volta e non la prima. Don't bother my baby. God fucking damn. Perché? Perché My Hero Academia è cringe. Va bene? My Hero Academia è cringe. Voi lo potete vedere. Non ho detto che non lo potete vedere, ma dovete ammettere che è cringe. Punto e basta. My Hero Academia e la community di My Hero Academia. Fine. Basta così. Qualunque cosa riflessa con My Hero Academia diventa più cringe. Fine così. La prima stagione era l'altra. Piblo, no, non mi interessa. Cringe. Dime, grazie per i 100. God fucking damn it. Non sono cringe. Io. Ha solo i combattimenti belli. Vabbè, però basta che tu ammetti che è cringe, non mi interessa. Basta che dite: guardate, io me lo vedo My Hero Academia, ma io so che è cringe. Fine, non mi interessa se lo vedete, se non lo vedete, se vi piace, se non vi piace. Basta che dite che è cringe. No, 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 l'ho letto, burro, no, non lo dicevo a te, dicevo in generale. Cringe. Fine. Letteralmente poldo. Non lo leggerò. Ma dime, dime. Come on, grazie per i... finiscila. Lovely cut. Vabbè. Sì. Meme di faccia a buco. È qui la festa. Questo sono palesemente io. No, Billy? Vabbè. E Johnny Ridlin? No. No, i genitori, no! No! God damn, sta canzone slappa! Fuck! Ah, per 1000 euro ti metteresti la maglietta della Sabri Gamer, ma anche il la felpa. God damn it. Tra l'altro io ho la maglietta di Fortnite, tra le altre cose, sotto questa maglia. Sembra un video di sé. Ti ringrazio, è terribile ma allo stesso tempo arte, come le canzoni Minecraft del 2011. Sono d'accordo, d'accordissimo. Vuoi essere la mia ragazza? No. Cos'è Cattivic? Cattivic non era per niente cringe. Anzi, era molto bello. La porta. Basta però, non me lo voglio vedere. Neko, sono già due strike di contenuti che non mi piacciono e mi hai messo. Paninello saltarello con fessa di tacchino e salsa di latte che non guasca mai. What? Salsa di latte.
Grazie, Neko, bravo. Vai sul sicuro. Io pure ho capito fessa di tacchino, eh. Paninello saltarello con fessa di tacchino. Ha detto fessa. E salsa di latte che non guasta. Paninello saltarello con fessa di tacchino e che ha detto? Salsa di latte che non guasca mai. Dio santo. Mai. Ma no, non era mai, era mai. Ha senso? Ha senso? Fa schifo. Grogu che mette Alpha One. Grogu, non potevi mettere. Non potevi mettere una cosa migliore. Non potevi mettere una cosa. Sì, cringe. Cringe. Come Alpha Man, Pastorizia, tutte quelle cacate lì. Very cringe. Very cringe. Vabbè. Cringe. No, sto scherzando. Ballerini X per piacere, assassini per dovere. Guarda, io vorrei tanto non pagare le tasse. Tuttavia, grazie per i 100, dime. Ma la smetti a dare? Ma quante? Basta. Come on. We are the pop killer. Pop killer. Pop killer. E va da sé. Fallo con il cuore. E sentimento. È un tormento. C'era una volta un mio amico che diceva: è una tribù che balla. Un solo cuore a tanto di musica, una grande famiglia, il sabato notte a Torino. Ballerini per piacere, assassini per dovere. Sentilo. Ma ci credo che ha 15 anni questo. Dime, ma 600 beats! Dime! Shut up! 600! Grazie. God damn! Fuck! Ok. Ok. Ragazzi, sono contento che non abbiate messo Anime Girl, ve lo giuro. Fuck off. Okay, no, this is... Io credo di aver visto questo video. Fuck off. No, no. Animato bene, ma a quale costo? Dime, 169 bits.
per me piccolo plebeo. Shut up. Grazie, bro. God damn it. Che stava scritto? 1,23 milioni di iscritti. Fuck. Fuck. Johnny Ridlin, basta. Cristo is purple. Non è il vero Cristo is purple. Allora, puoi letteralmente saltare qualsiasi minutaggio, l'effetto sarà lo stesso. Va bene. In this video, I ended up flying my drone at the Poppy Playtime Park and actually found Mr. Beast in real life. This video got crazy. Hope you enjoy. Do you guys want $100,000? I want $100,000, JL! Well, in today's video, I was just making my daily walk through the park and then I saw something that looks like Mr. Beast! Wait, Mr. Beast, the YouTuber? Yes, guys, Mr. Beast, the YouTuber! I literally saw him at this park right over here that I caught Poppy Playtime at this park as well, and he was literally doing a challenge video. This is the MrBeast.exe! Wait, so it's not the real Mr. Beast? How are we gonna get money from him if he's evil? Well, I actually have a plan. If I end up seeing him on the drone, I'm literally gonna run to wherever he's doing the challenge video, and I'm... Faccio esattamente quello che ha fatto lui, ok? Che mi ha chiesto. This park right over here, but let me just get lower, because if you end up catching Mr. Beast, I want to see him in real life right now, guys. I want to see how he looks like. I want to see his face. I want to see if it's the real Mr. Beast, guys. Hopefully, he's not like a crazy. 14 evil minuti! He tries to like snatch my drone, but he was literally 14. Over here still filming a challenge video, guys. You guys watch Mr. Beast, be on the lookout, because he's making a challenge video for. Oh my god, they're literally looking at the drone, yo! Literally, look at that! Oh my god, they're literally just looking at the drone. Oh my god, this is so bad. Oh my god, that might have been like... I literally want to see if I can... Yo! It's literally Mr. Beast again! Yo, do you guys see his... Oh my god, it's a Mr. Beast shirt! He's literally wearing his merch, the Mr. Beast merch! Oh my god, should I go down there and say hello to Mr. Beast? Yo, Mr. Beast is literally at this Puppy Playtime Park! Oh my god, let me go up because I can't hit him with the drone. But literally, where did he go? Oh my god, guys, that's literally a Huggy Wuggy toy right over there. Secondo me non era Mr. Beast quello. Secondo me non era Mr. Beast. Secondo me non era... Non era Mr. Beast. 327.000 visualizzazioni. 327.000 327.000 visualizzazioni. 327.000 300. Ero io. Non ero io. Era Mr. Beast, secondo me. Era God fucking damn it. Allora, ho fatto questo edit perché mi va XD. Ciao Poldio, mi saluti. Ah, ho sbagliato il suono. Non lo so se ti sei recuperato. Va bene. Va bene. No, bellissimo Shrek comunque. Questo, allora, io questo lo conosco e amo questo video perché mi fa tantissimo ridere. Ma non so se è quello con Batman, è bellissimo. My mom. Mom, this is my mom. L'ho visto un sacco di volte. What is this? What is this? It's a TikTok trend, Batman. I don't get it. What is there not to get? Why do they look like that? I mean, one person has green hair and the other one has white and red hair. That makes no sense. Well, you see, they aren't cosplayers or people who dress up as a character or concept. The trend is that they act out a headcanon, which usually consists of a gay couple. But they're not gay. Sometimes gay. People ship characters that aren't officially canon. What are you, some kind of weeaboo? These guys are more fatherless than I am.
You're the one here who would have to get shipped with Robin. E io questo meme lo ha, è uno dei miei top. Ma non ho visto Dime, 169 bits. Non ero io. Non ero io. Non ero io. L'avevo già visto in realtà. E oddio. God fucking damn it. Buonasera, avvocato. Oddio. Sto soffrendo, ve lo giuro. Io sto soffrendo. Ok. Bandit. Allora vediamo un po', torniamo tra videogiochi. Fortnite o... vabbè, Fortnite tutta la vita. Quake 2 o Portal? Difficile. Vabbè. Poi abbiamo Outlast o quel gioco non lo conosco, quindi facciamo Outlast. Gears of War 3 o Animal Crossing? Animal Crossing. Among Us o quello? Among Us. Accetto Among Us rispetto a Castlevania. Fuck. Io non ne conosco, si gio- vabbè, Dead by Daylight io lo conosco, nel senso non so, facciamo questo. Stardew Valley o Heroes 3? Che cazzo di giochi sono? Fortnite o Quake? Fortnite. Outlast o Animal Crossing? Animal Crossing. Among Us o Dead by Daylight? Vabbè, A me non piace tanto Dead by Daylight, quindi faccio Among Us. Ma questi due giochi non so che caso i giochi siano, quindi faccio questo. Fortnite o Animal Crossing? Fortnite. Among Us o questo? Among Us. Fortnite o Among Us? Fortnite. Buonasera Edo. Buonasera. Buonasera. Signori, ovviamente vince. Vince Fortnite. Non ho una maglietta di Fortnite, lo giuro. Lo giuro che non ce l'ho. Non è di Fortnite. Ho una maglietta di Fortnite. God damn. Buonasera Edo, comunque, benvenuto. Stiamo guardando della robaccia. Veramente della robaccia. Dato che ero particolarmente emotivo oggi, ho deciso di frustare. Fucking hell. Minecuber, grazie mille del raid con 26 spettatori. Mua. Bello il nuovo video, magari next time fai un pochino più schifo, se no mi superi di iscritti. No, sbaglio, scusa, non volevo. Grazie Edo, grazie mille. Poi ti dico. Grazie mille, facciamo uno shoutout a Minecuber. Grazie mille, bro. Grazie davvero. Minecuber, very nice. Grazie mille, bro. Signori, stiamo guardando del cringe. Benvenuti in live. Beh, era un tic, sì, assolutamente. Stiamo guardando del cringe terribile. Mi sentivo emotivo, volevo finirla, farla finita. Vi faccio vedere il genere. Rosie gave Caillou back his stuff. Rosie still wants to keep the fire truck. Give it back, Rosie. It's Caillou's fire truck. Caillou wants the fire truck. Caillou wants the fire truck. Basta! Caillou wants the fire truck. 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 Dime, grazie per i 100. Sì, sono proprio io. 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 God fucking damn it. Non un'altra volta. No. Va. Sono felice. Non mi interessa. Non mi interessa. Va bene così.
Papà Com. Comunque oggettivamente Never Gonna Give You Up è una bellissima canzone. En ese momento aparece el monstruoso Hoogie Boogie, el joven muy sorprendido, no puede creer lo que está viendo. Pero el aterrador Hoogie Boogie no pierde el tiempo y le lanza una super patada voladora. Luego de ser subido el video a internet, muchas personas aseguran que se trató de Hoogie Boogie en la vida real y que el gigante peludo se encontraba de mal humor porque tenía mucha hambre. Dime, ¿tú qué crees? Hoogie Boogie. Ciao Super Mario. Ciao bello. Il calcio volante di Hoogie Boogie. Sì, non riuscirò nemmeno io a dormire. È stato... mi fa paura. Stumble Guys, Cadiax. Un'avventura Stumble Guys. Per chi cade perde. Letteralmente Fall Guys. Fuck. Questo era un 8 e mezzo. Forse 9. Fuck, non lo voglio più rivedere. No, no. 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 Fuck. God damn. Perché? Perché bisogna... no. Fuck, non lo voglio rivedere. Non lo voglio rivedere. Rivedilo e ti do una sub. Rivediamolo. God fucking damn, mi farà malissimo. Non lo farò. No, non lo faccio. Non lo fa, lo faccio. Wow. Okami, grazie. Ora voglio quella sub. Fai il balletto della prec dance. Quale? Mi prendono tutti in giro. Chiaro. Video non disponibile. Vabbè, ho visto di peggio. Ho un sacco di talenti nascosti, tipo quali, che ne so, sono tutti nascosti. Yoda. Mr. Beast, buongiorno anche a te. Good morning, Spider. Oh, you want me to pet you? Mm-hmm. Why do doggos gotta make it weird? No. No, no. No. Ma adesso? Passerola? In me. Un vado su. Arrivederci. No. No. Arrivederci. Vuol dire se n'è andato comunque 2000. Grazie per i 162 bit. Grazie mille. Grazie. God, fa- tra- mi avete... sì.
Ok. 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 Siamo già arrivati a 2000. Grazie per i 300. Shut up. Shut up. Shut up. God damn. Senti, ma hai denunciato chi sapeva il tuo nome, cognome e indirizzo? A quanto pare ho scoperto che era un mio conoscente. E mi ha fatto passare un brutto quarto d'ora. Questo non è cringe, questo mi ha fatto piacere, perché ho immaginato delle persone che soffrono, il che mi porta sempre un po' di giovamento. SpongeBob is proud to be Italian, va bene. No, no, vi prego, il meme di Among Us. Ti è piaciuta la mia email sul Pacciani? Non so se l'ho letta, spugnolone. Non so. No, Vince. Fuck! God fuck! Fuck! Sheesh! Oh, I'm a moving! I'm a tired. Ah, questo è abbastanza approvato. Okami, su. All the single furries, 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 all the single furries. Now put your paws up. I'm just a pup pup, don't know how to stop. Stop shaking my own little tail. Decided to wag, wag, had to beg, beg. Didn't even notice me. I'm down here, here, you're up there, don't pay me any attention. Fuck! I keep my ears, ears, face my no. ears, ears. You are too good for me. Cause if you liked it, then you should have put a leash on it. If you liked it, then no. you should have put a leash on it. Don't be mad once you see that they want it. Cause if you liked it, then you should have put a leash on it. If you liked it, then you should have put a leash on it. Don't be mad once you see that they want it. If you liked it, then you should have put a leash on it. I got seen on my fur, and I want a mer. Showing up my wagging knees. Acting up, now you want this pup pup. But I think you had your chance. No permission, but did I mention I don't pay you any attention? Cause you had your turn, and now you're gonna learn that you'll never get to wag with me. If you liked it, then you should have put a leash on it. If you liked it, then you should have put a leash on it. Don't be mad once you see that they want it. Cause if you liked it, then you should have put a leash on it. Bas. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no.
Fuck! Gli 11 giocatori più forte che tu hai giocato. Ok, va bene. Va bene. Va bene, fa... Non ho capito, Grogu. Vabbè, questo non è cringe, è solo pietoso. Mr. Paul Duckbar, dai. Ma quanto dura? È finito. Grazie per i 100 di me. Mi hai fatto ridere. Perché I love y'all niggas. I get a fucking nookie. I got that box, you know what I'm saying? That dude from Fortnite. They copy Fortnite. Whoever created this, I hate you because you copy Fortnite. In the United States, abortion is a safe and legal way to end a pregnancy. D'accordo. Ragazzi, voi la sapete la mia opinione. L'aborto, sono favorevole all'aborto fino ai 15 anni. Quindi... This is my mom. Questo l'ho già visto. Gara di V, via! Vado io? Io. Io. Sì. God fucking damn it. No. It's about bang time. In a minute, I'ma need my handsome alpha to come over and arf, arf, arf. Feeling furry, living without the full moon. So come on, babe. Let's arf, arf, arf. Ma che problema c'è questo, questa wave di lupi mannari e quelle cose, no. Ma
Ok. Non può, cioè Jack Black non può essere cringe. I'm Jack Black and this is the Super Mario Brothers theme. Fuck. The fucking man proprio. Plank, plank, plank. Guarda Lele, ma Lele non, no. Jack Black sta qui. Noi comuni mortali stiamo più o meno qualche migliaio di metri qui sotto. Jack Black è mio padre, se possiamo utilizzare un gergo di TikTok. Lion e Anna cuffie sulla testa, canzone ufficiale. Yeah, yeah. Non l'ho mai vista. GF. Uh-huh. Cuffie sulla testa, nessuno ci ferma. La passione forte ci scatena. Siamo qui per voi, leoni e leonesse. Si va in scena. Accendiamo le luci, siamo Lion e Anna. Questa è una missione, sì, non è una condanna. Chico, Alex e Stricato, siamo noi. Siamo qui per intrattenere tutti voi. Non abbiamo pace, non si dorme mai. La passione per i video è più forte, tu lo sai. Avventure infinite, non perdiamo mai. La speranza di farcela e non fare di guai. VGF, VGF. VGF, VGF. Cuffie sulla testa, nessuno ci ferma. Ci ferma. VGF, VGF. VGF, VGF. Cuffie sulla testa. Entriamo in scena. Grazie a voi che ci accompagnate. Lui è Ettore Canu e Good Man. Canzoni di sedia quando? Grazie per i 110. 110. 110. Se ti dicessi che potrebbe esistere, non ho detto niente. La cosa più cringe che vi è capitata con un ragazzo. Incontrarti! Vai avanti. Quando mi stavo facendo uno, per sbaglio ero stato. No! Adoro! Che ero una volta in discoteca e mi sono fatta un tipo, però tipo dopo un'ora, cioè ero un po' ubriaca, mi sono fatta un altro. Solo che alla fine ho scoperto che era il suo migliore amico. No! E quindi alla fine dopo... Oddio! C'è stato un casino. Oddio! No, dime! Dime! Grazie per i 100, ma... Calmo. Perfetto. Vabbè. 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 No. Vabbè.
Queste sono 150 banconote da 100 euro, sì. 15K. Sfido sì. chiunque a seguire alla lettera il nostro metodo sì. del cash flow setup team e se non raggiungerà la libertà finanziaria entro 2 anni, dedicandosi 2-3 ore al giorno, questi 15.000 euro saranno suoi. Se accetti la sfida, scrivi nei sì. commenti, accetto la sfida. Per maggiori dettagli, prendi. Accetto la sfida. Pure io la accetto. Accetto la sfida. It is currently 3 a.m. and the Among Us trophies is calling me. This is so sussy. Shh. Hold up. Mr. Among Us? Mr. Va bene. Non è cringe, è pietoso e basta. È un falso invalido. Oddio, il nuovo. Non sapevo che Crazy Mad facesse pure le challenge. No, sto scherzando. Dai, sto scherzando. Era una burla. Sì. No. Ok. No. No. Vabbè. Io sono d'accordo con Luigi. Sono d'accordo con lui. Oh, hi there. My name's Charmander. And I'm really glad I bumped into you today. Well, huh? I want to sing you a song. Don't mind at night. I know you're feeling kind of brave and you're heading for that cave. Creepers wanna blow your brains. Don't mind at night. Demon! So, how'd I do? Well, that wasn't very nice of you at all. Non so se è peggio lui o peggio tutti quanti questi flash. Vabbè. Grazie per i 100 di me. God damn it. Ahem. Bene, me contro te. Sì, 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 ha funzionato. Siamo nel presente. Sì, siamo tornati nel presente della nostra città. È stata una fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo scappati da Viperiana. Sofì, dai, esci da lì. No, lui non ci pensa nemmeno. Ma come non ci pensi nemmeno? Ma dai. Che figura, ma no, non posso uscire mica così. Ma siamo tornati nel presente, siamo a casa nostra. Guarda che bello, il futuro. Casa. Lo vedo, lui, lo vedo. Siamo nel presente. Siamo in città e io non posso uscire perché lo sai. Ma esci subito da quel cespuglio. No, lui mi vergogno. Ma come ti vergogni? Sofì, devo venire io dietro il cespuglio? Vabbè, se tu riesco. Ma anche tu ti dovresti vergognare. Esci dai, fatti vedere da tutti. No. Dai, esci da quel cespuglio.
Guardami, guardami. Non so cos'è che non ha funzionato. Perché sono ancora vestita così? Abbiamo preso il pacco spazio-temporale che ci doveva portare dal passato. Ah, la lore. La lore pesante proprio. La lore. La pesante lore. Ohio's Got Talent. Life could be... Il ritornello. Shit. Quella persona ha perso la 104, il reddito di cittadinanza e tutti quanti i suoi meriti pensionistici. Ora è sul lastrico, vive sotto un ponte e abita in uno scatolone. State ancora ridendo? State ancora ridendo? Io sì. Andiamo avanti. Oh, un video di Poldo. Un video di Poldo. Sì. Tipico. Ah! Poldo, è proprio Poldo. Che schifo. Disgustoso. Disgustoso. Grazie, dime per i... Cioè... Dime. Dime. Stai proprio su una linea molto sottile. Veramente molto sottile. Ciao, Magus. Ciao, creatore. Sono passato per un saluto a te alla chat. Torno al concerto degli Slaggore. Ti fa anche per me, Magus. Ti fa anche per me. Allora. Questo è molto cringe, questo è davvero molto cringe. Davvero, davvero. Questo l'ho visto. No. Allora, a me non fa... mi faceva cringeare la canzone perché alla fine sono solo furri che ballano. Di che colore è la tua Bugatti? Di... Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast del Top G. Ho appena finito la mia sessione di allenamento. Questo significa che posso andare in giro a bullizzare sconosciuti. Corretto. Per le strade. Hell no. Let's go! Tu, dove stai andando così sì. di fretta? Mi sto recando al lavoro. Devo registrare gli episodi. Silenzio, Jerry. I veri Top G non hanno bisogno di lavorare. Vero. Mi spiace, ma ti devo eliminare. Ehi tu, cosa stai bevendo? Ho sì. appena finito di registrare le mie canzoni, quindi ora sto bevendo un po' di acqua. Ottimo. È importante idratarsi sempre dopo ogni attività di... Aspetta. Quella che stai bevendo è acqua naturale. Mi spiace, ma non posso tollerare questa mancanza di rispetto. No, infatti. Oh no, finita! Sono d'accordo. Ehi tu, di che colore è la tua Bugatti? Quale dilettante? Ti va di fare un giro? Davvero una bella macchina, Silvio. Dopotutto non sei così male, Andrew. Grazie Silvio, anche tu sei un vero Top G. Sono convinto che faremo grandi cose assieme. Aspetta, dove hai preso quella pizza? L'ho appena ordinata online, perché? Oh no, siamo in pericolo. Fermi tu. Va bene. Era un bel video. Siete tutti quanti in arresto. Ha senso. Ha tutto molto senso. Ma sono finiti i video! Ma sono finiti... Top G è Andrew Tate. Top Giancarlo. Top Giancarlo. Veramente top Giancarlo. Non avete altri video da mettere, eh? Well, well, well. Va bene, vediamo questo allora.
Edit ci ho messo un giorno intero. Ho usato CapCut. Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e bentornati su Sotto Recensione, che non è assolutamente tic tac recensione, ma è short recensione. Grazie, dimmi per i 100. Ho un po' paura di quello che hai detto, ma va bene. Oh. Ok. 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 Dimmi, oggi comunque mi hai tempestato di beats. Ti ringrazio. God damn. Che cosa hai da dire tu? No, ci sono cose raccapriccianti, cose orripilanti. Ciao, sono Lucia. No. Sono una sirena. Insomma, se volete che oggi escono dei short belli, scrivete tutti sotto nei commenti. Bellissimo! No. E dato che è una prova a non ridere, mi prenderò a legnate se riderò. È discriminatorio verso la legna. Ah, ecco qua, YouTube! Uno dei posti preferiti, più preferiti del mondo. No. Ma è così carino che è tutto puccioso, sembra una pagnotta di pane con i rotolini. No. Vabbè, voglio capire che cos'è. Aspettate un attimo. Vediamo. Oh, che carino che ride. Ma ragazzi, ragazzi, io so chi è lui. No. $1,60 milioni di iscritti. Vuol dire che fa bene il suo lavoro. Ci sono nuovi video, fico. Ma sono proprio io. Ma sono io. God damn. Ok. Ok. Va bene. Sono proprio io. Chi è veramente stato? Fra, non dovevi esporre questo. Questo è nella causa tribunalistica che abbiamo avviato. Non puoi esporre delle prove. No. La cago. A parte le crisi epilettiche che mi ha fatto venire questo video, nonostante io abbia degli occhiali da sole, mi ha fatto venire delle crisi epilettiche. Ehi. Va bene. Va benissimo.
No, questo video non è disponibile. Scusa? Non piangere più. Ora ti ho trovata. Futaba, non piangere più. Ora ti ho trovata. Eri dentro un fumetto. I tuoi capelli profumano di carta. Di pioggia, di inchiostro. Come sei poetico, Dante. Mi fai venire rossa così. Dai, sei bella così in bianco e nero. Le tue piccole mani mi accarezzano. Ti voglio sempre più bene. Oh. Senti, ho preparato una tisana, la vuoi? Sì, una tisana calda. Grazie, grazie Dante. Rimaniamo abbracciati. Ancora tutto, tutto il giorno. Va bene. Ora, analizziamo la situazione. Questo mi ricorda quando Sadie ha scritto una fanfiction su Wattpad. Allora, analizziamo un attimo la situazione. È lui che si è messo in green screen un anime, anzi un manga, perché è un'immagine. E lui ha detto che cioè, ha roleplayato la storia. Gesù. Ha fatto roleplay della storia d'amore tra lui e questa Futaba. Ora, questo qui si chiama Andrea Piedi, che non so se è un suggerimento o è il cognome. Io non... No. 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 No, no, no. Ragazzi, mi trovo a Miami da mio cugino a Booker King. Rispondi! Scusate un attimo, rispondo a una chiamata. Rispondi! Cazzo! Vabbè, se n'è andato a fanculo. Comunque, mi trovo a Miami al Booker King. Io non me ne ero accorto che mi stavano chiamando. Ragazzi, ecco qua, vi mostro un po' la struttura Booker King. Grazie. Oggi pranziamo qua. Un bacio dal re del vintage. Un bacio a tutti i miei followers, a tutti i miei clienti. Ciao dal re del vintage. Mi trovo a Miami, Booker. Ciao belli. Vedete? Faccio lo zoom.
Ma si vede sicuramente è il Burger King. È il Burger King, effettivamente. È effettivamente il Burger King. Quindi ha senso. Cioè, è il Burger King. Signori, mi hanno avvisato nei commenti che c'è un ragazzo di nome Cadiax il vero, presumo sia proprio quello originale, che si sta fingendo me su YouTube Italia, fa le live, fa i video, fa i provini per il mio team Snake ed un sacco di voi effettivamente. Il che? C'è il mio team Snake? Te ci sono cascati. Va bene, no, io non volevo fare una reaction a Cadiax. If I come down, you just gotta promise not to hurt me. I'm gonna come down, ok? Almeno io, cioè, non sono neanche io vendicativo, quindi... Seppuku! La famille le pèse, la famille le pèse. Bitch, I like this, hey, I like this. Smoke cannabis, smoke cannabis. Benzo mot S, Benzo mot S. More love her, her, more love her, her. T-T-O bang. La famille le pèse, la famille le pèse. Bitch, I like this, hey, I like this. Smoke cannabis, smoke cannabis. Benzo mot S, Benzo mot S. More love her, her, more love her, her. T-T-O bang. Boh. Questo video l'ho visto. Ok. Sopportabile. Hey, yo, guys. Today we have a list of... You are not the phone. What? You need a piece. Numero 4. Sì. Sì, sì, sì. No! Le anime girl proprio no. Non posso farcela. Davvero. È doloroso. Va bene. Fuck! La voce. È la voce. It's Sissy, grazie mille per il Prime 2 mesi. Grazie mille, un bacione. Mwah. Fuck. Questo è cringe? Poldo, vi siete baciati come fanno i grandi? Come si baciano i grandi? Con la lingua. Comunque sì. È vero, ci siamo baciati come fanno i grandi. Sono d'accordo. Questo sono io che gioco a Fortnite. Va bene, ragazzi. Va bene, il forno non credo sia pronto.